È finita tra Ambra, Angiolini e Allegri. Lei si consola con Renga. È finita la storia tra Ambra, Angiolini e Massimiliano Allegri. Lo annuncia il settimanale Chi, che racconta i dettagli dell'addio tra l'allenatore e l'attrice, dopo ben 4 anni di relazione. Stando a quanto si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, l'addio sarebbe stato burrascoso. Si parla infatti di tuoni e fulmini. Sempre la rivista fa notare come Ambra, solo qualche settimana fa, fu sorpresa per le vie di Milano quasi in lacrime, segno che qualcosa nella sua vita sentimentale non andasse per il meglio. Da tempo si parlava di una crisi tra Max Allegri e l'attrice, ma di certo non ci si aspettava una rottura. Stando ai ben informati, i primi problemi per la coppia iniziarono poco prima del lockdown. Problemi che sembravano essere stati superati grazie alla volontà di Ambra di salvare il legame con l'allenatore della Juve. Evidentemente le cose non sono andate per il verso giusto e un primo segnale della crisi profonda è stata l'assenza dell'Angiolini al matrimonio di Valentina, la figlia di Massimiliano, sposatasi di recente. Ricordiamo che Max e Ambra da 4 anni convivevano a Milano dopo che lei aveva lasciato Brescia proprio per amore dell'allenatore. Quest'ultimo, tornato ad allenare da questa stagione la Juve, stava in questo periodo traslocando a Torino, lasciando dunque la casa milanese che condivideva con la compagna. Non è il trasloco la causa della rottura, ma bensì un presunto tradimento di lui. Stando alle fonti del settimanale Chi, infatti, sarebbe stato un tradimento di Allegri la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Secondo le fonti si legge sul magazine di Signorini, Ambra non avrebbe subito rotto con il compagno, ma avrebbe cercato di capire e riflettere. Stando alle indiscrezioni, dunque, l'Angiolini avrebbe cercato di andare oltre, senza però riscontrare da parte di Max la stessa volontà di salvare la loro unione. A quanto sembra, Massimiliano Allegri avrebbe già considerato chiusa la storia con Ambra. Fine dunque della relazione tra il mister della Juve e l'ex di Francesco Renga, dopo 4 anni di amore. Per Ambra una brutta batosta, visto che proprio per amore di Max aveva lasciato Brescia per trasferirsi in quel di Milano. A Brescia vive il suo ex Francesco Renga, padre dei suoi 2 figli, e con il quale i rapporti sono rimasti ottimi, nonostante la separazione. Si vocifera che proprio il cantante sia stato vicino ad Ambra in questo difficile momento, supportandola e aiutandola. Di Massimiliano Allegri si sa poco o nulla. Dopo l'addio alla compagna, l'allenatore pare essere svanito nel nulla. Il settimanale Chi riferisce che nonostante la pausa del campionato di calcio, l'allenatore abbia lasciato solo per poco Torino per fare tappa a Milano, ma non per vedere la ex Ambra. Sembra che l'Angiolini sia un capitolo chiuso per Max Allegri. Finisce così una bella favola d'amore. Vi piacerebbe vedere ancora Ambra insieme a Francesco Renga? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!